appassionati di calcio a 5, amanti del futsal, l'appuntamento con Mondo Futsal si rinnova questo pomeriggio qui alla palestra della Piccio per la prima semifinale tra il centro sportivo La Siepe Città di Anzio della Lega Amatori Latina. Ultimi ragguagli appunto dei due direttori di gara e a questo punto parte il match, è il Città di Anzio a gestire il pallone. Lascia, va poi a battere lui questo fallo laterale, la possibilità per Pallonario, il gol del vantaggio che sblocca il match, ci pensa il numero 7 Pallonario e il centro sportivo La Siepe si trova in vantaggio 1-0, 4 secondi può mantenere il pallone, poi subito se ne libera Fascione, ancora la possibilità per Fascione, si defila poi anche la soluzione, ancora all'indietro rischiando qualcosa, scivoli Ceccarelli, gli si fa incontro Grama che fa buona guardia, ancora la possibilità per poi calciare la rete Ceccarelli, poi dalla distanza prova Noce, tanto la possibilità al centro sportivo La Siepe di riorganizzarsi, Noce prova la sua conclusione che sbatte sul montante alto. Bulboaga viene avanti subito, può durare sulla sinistra, tenta di accentrarsi, poi preferisce non calciare, da all'indietro, poi Ferenzi alza, adesso si prende gioco dall'avversario, poi da all'indietro per Paturario, Bulboaga, Grama subito di prima intenzione per Paturario che di testa, Berni, ci prova il gol del pareggio di Fascione dalla parte posteriore di dietro, poi la finta di un gol, Bulboaga poi va a calciare, Grama, Paturario strattonato, gli soppone prima Bulboaga, poi arriva anche Grama a dare aiuto, supporto Paturario, Ferenzi vede libero Grama, il palo dice di no alla conclusione, disturbato, poi riconquista il pallone Paturario con il piattone, ma c'è Berni, la risposta Ceccarelli all'indietro, Roma subito gira con Scivoli che lascia libero, ma poi è Bulboaga che riparte con Paturario sul doppio, sulla doppia possibilità con la testa mette il pallone in fondo alla rete, Paturario si riorganizza subito, centro sportivo con Bulboaga, il tiro poi ancora Lungoci, Bulboaga protegge il pallone dall'indietro, Marin di prima intenzione lo apre per Grama sulla corsia di destra, va in possesso, poi il tiro di Durai ancora verso la porta, non trattiene Marin, c'è il pareggio 2-2, ancora Paturario, è veramente un cecchino, sono bastati, sarebbe più che altro con se stesso Bulboaga, Fascione si gira, il gol del pareggio, spalle alla porta, ha lasciato partire un missile che non ha trattenuto, non poteva neanche arrivarci Marin, Paturaiu, poi il piattone di Tane allontana Bulboaga, il gol di Bulboaga, Bulboaga con la testa apre per Grama, ancora all'indietro Ferenzi, Bulboaga, Ferenzi di prima intenzione per Bulbo, per Grama che sul secondo tocco spedisce la palla alle spalle di Berni, Fornito lascia il pallone poi a Bulboaga, pasticcio di Fornito e il gol di Bulboaga, questa azione poi recupera il pallone, Ferenzi se ne va da solo dalla distanza, bordata di Visan, formare la barriera solo con Grama, Fornito prende la rincorsa e apre anche se chiede il fallo, tocca adesso dopo Di Martino, Fornito, Scivoli, Noci, Noce prova anche a colpire, secondo palo interno e la palla che torna fuori, ad occupare la posizione del centrale difensivo si alza il pallone verso Bulboaga,
si libera dell'avversario, poi Fornito salva, parte la rincorsa direttamente a rete, il palo Lungoci, Visan, due palli, tiro, nulla di fatto, gli soffia il pallone Bulbuaga, riparte al centro sportivo la Siepe, ancora la possibilità con il palo di Padurario, ma era più un assist, sarà anche Berni, riceve il pallone da cercare, li scivola Berni, poi c'è Fornito che calcia a rete e c'è la risposta di Marin che non capitola. Fornito, se ne va a Lungoci, poi colpisce verso la rete trovando il 7 bello. Ceccarelli, Durai e poi scivoli, ancora Durai, prova ma trova il legno, Bulbuaca porta squarnita e riesce a mettere il pallone in fondo alla rete e gli arbitri su questo gol dicono che può bastare, non c'è più tempo. Centro sportivo La Siepe batte Città di Anzio 8-3 ed accede alla finale della Coppa Lega Futsal Amatori Latina.